Bella raga, oggi noi abbiamo combinato quasi un cazzo. Ho cambiato questa presa qua, ho messo questa qui che praticamente è super mega internazionale. Praticamente fa, ciao Alessandro, fa la presa della corrente europea, la presa della corrente filippina, ciao Alice, ciao Roberto, ciao Ives. Praticamente fa sia la presa italiana, che, cioè europea, sia quella filippina, sia l'asciuco. Figo, guarda che figo. Non funzionava, ho ripristinato io... Buongiorno. Ho ripristinato io tutti i collegamenti perché ci sono due fili in cortocircuito che vanno di lì, nel giardino. Io non lo so che giro fanno, dove escono, perché non si vede niente che escano fili. Non c'è niente, nessuna scatoletta di derivazione. Boh, non lo so, non lo so. Li cercherò con il metal detector. Non lo so, è un po' che lo dico, ma non l'ho ancora fatto. Poi sto facendo tutti i montaggi video del 2016, ancora roba del 2016, perché ce li ho qua dentro nel computer che mi rubano spazio, no? E allora ho detto faccio l'editing video, così taglio le parti che non servono, no? E c'ho più spazio dentro nel PC per caricare i nuovi video, se col cazzo. Col cazzo, perché? Perché dalla telecamera sono compressi .mov e facendo il montaggio video e comprimendoli in JPEG, in MPEG 2, quindi in Full HD, cazzo, mi occupano più spazio di prima. Bella fregatura. Risultato, boh, dovrò andare a comprare un hard disk esterno da qualche parte, un bel 500 giga da buttarci dentro tutto e buono, perché sennò non ci sta più un cavolo dentro nel PC. È pieno, 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 pieno. A livello. Un terabyte solo di video dell'anno scorso e qualcuno che ho fatto adesso che ci ho buttato dentro. Poi mi sono scottato le ginocchia in moto, il resto è bianco, bianco. La schiena ustionato proprio, va, si vede la canottiera. Questo andare in moto, non sono ancora andato a prendere il sole da turista, quelle cose lì. Adesso birrozzo, il birrone, il mega birrone da litro. Sono appena andato a comprarle in moto, c'ho qua vicino 2 minuti di moto, giuro. Esco qua dal nostro piccolo villaggio, da questa zona qua che è zona abitativa, esco fuori, salgo sulla strada provinciale, vado avanti 300-400 metri, c'ho 7-Eleven. 7-Eleven, ciao Yolanda. 7-Eleven è l'equivalente nostro del Lidl, tipo Lidl, tipo, ma piccolo, è molto, sono piccolini, ma c'è dentro, diciamo, di tutto in grandi linee, c'è le sigarette, la roba varia. Sto cane, se lo piglio gli taglio le palle a quel cane lì. Mi va a pisciare sulla moto, t'ammazzo, t'ammazzo, cazzo. E vabbè, comunque al 7-Eleven, tra l'altro, stiamo facendo anche la raccolta punti, così mi piglio le cose con i punti, visto che sto sprecando un botto di soldi dentro sto 7-Eleven. Tutti i giorni vado a pigliare 2 birre, tutti i giorni, 2 litri di birra. Oggi 3 litri, mi sono dimenticato di comprare le sigarette, però vabbè, fa niente. E è buona. Stamattina siamo andati in un altro posto, com'è che era? Com'è che si chiama? Palenque. No? Quel posto nuovo che siamo andati. Star.
Non è il New Star, è quello dopo, quello tutto azzurro che siamo andati. Vabbè, c'è sto posto tutto azzurro che vendono un po' di tutto, soprattutto roba per la casa e... roba per la casa e cazzate varie. E abbiamo comprato un profumo. C'era il profumo, acqua di Gio. Acqua di Gio costava una cazzata, insomma, ragazzi, una cazzata. Abbiamo comprato questo qua, molto buono, pagato 150 peso, cioè tipo 2-3 euro. Incredibile, incredibile, incredibile. C'era acqua di Gio, oh. Non so se era originale, ma c'aveva la confezione. Il sigillo. Non era originale? No. Ok, non originale. Imitazione. Imitazione, però identico. In tutto e per tutto identico. Tutto, vi dico, tutto, anche la confezione. Costava una minchiata, 350 peso, quanto? 159. 159 peso, cioè tipo 3 euro? 2 euro. 2 euro, 2,50 euro, un profumo che va bene, magari non è originale, ma chi se ne fotte. In cinese è 6 euro, Ecco, vedi, in Italia l'Ina Market lì dei cinesi costa 6 euro, lo stesso identico profumo, 6 euro, lì è 2, 4, 6, 3 volte di più. No, no, va bene, va bene. Va bene così. Perché sono andato lì? Sono andato lì perché volevo comprare un'altra radiolina tipo questa. Questa è la radio che ho comprato un anno fa qua nelle Filippine a Puerto Galera, che gli ho dato una cazzata, gli ho dato 10 euro, una roba così. Questa funziona davvero bene. Perché? Perché il volume è tosto e martella, cioè delle belle casse sotto, si sentono bene i bassi. Oggi siamo andati lì perché ne volevo comprare una un po' più corta, un po' più piccolina, da ficcare sul manubrio della moto, proprio da piazzare lì vicino al blocchetto chiave, da legarla, sai, proprio due fascette. Anche se si bagna, che è, non me ne frega niente. Perché tanto, a parte che poi la sigillavo con lo scotch, ma tanto queste radioline qua costano una minchiata, veramente una mega minchiata, tipo 2-3 euro te la compri qua, e sono, costano veramente una cazzata. E niente, volevo comprare apposta una con la SD card da metterli sulla moto, così quando andiamo in giro ci abbiamo la musica. Cosa che adesso faccio comunque, perché ficco nel marsupio, ficco dentro questo marsupio questa qua. E poi lo leggo al manubrio e chi se ne frega, andiamo in giro e ci abbiamo la musica. Figata, figata, in giro in moto piano, 60, 70 all'ora, tranquillo, un quintal minimo. E ti ascolti tutta la musica, figo, figo. E niente, oggi la giornata è un po' grigia, un po'... è nuvolo, è nuvolo coperto, non piove, fa un caldo della Madonna, fa caldo, oggi fa cazzo caldo. Poi non tira un filo d'aria oggi. Giornata uggiosa, ma calda. E niente, boh, cos'altro abbiamo comprato là? Un cazzo, niente, vero? Volevo comprare la radio, alla fine ho comprato tutto tranne che la radio. Ah, ma poi ci torno, me ne compro una, tanto per la cifra che è. Ci ho ripensato, ne compro... L'unica cosa che perché non l'ho comprata? Non l'ho comprata perché la mia che c'ho qua è molto, molto, molto più potente. Si sente molto meglio la musica. Ne ho provata anche una della Bose. Originale Bose, e anche c'erano anche le JBL e altre marche, insomma, roba di marca, non quelle, non le cinesi. La mia è una cinesata. La mia è una cinesata, però spacca, però si sente bene la musica, non come quelle lì
anche di marca, un po' più piccole, ma no, no, non le ho comprate perché non mi hanno convinto né il sound né i bassi, cioè proprio volume basso, se vai in moto ci vuole volume alto, se no non senti niente, scusate, se no non senti niente perché la musica te la copre il motore. E così, vabbè. Boh, comunque ne comprerò una, tanto per sfizio. Voglio fare una prova, perché se è un po' più piccola almeno la piazzo di son manubrio, non mi rompe le palle. Vabbè ragazzi, niente, il maggiolino è coperto. Ci abbiamo messo la copertura, che nei pacchi che ho mandato da Milano c'era il coprimacchina. C'è anche il coprimoto, che è quello lì grigio, che non è un coprimoto ma un copribarca. Va bene uguale. Maggiolino è al coperto. E niente, adesso boh, dovevo andare a fare la registrazione, a fare la nuova targa del maggiolino. Oggi dovevo andare, ma poi mi sono perso via a fare il montaggio video lì. La presa dalla corrente, non ho combinato un cazzo alla fine. Anche perché non so dov'è. Devo chiedere qua al mio vicino dov'è sta LTO, che è l'equivalente della nostra motorizzazione. Solo che qua ogni paese c'ha la sua LTO. Non è come da noi che a Milano ce n'è una e devi sbatterti e andare fino a là. No, qua ogni paesino c'ha la sua LTO, senza sbatti. E niente, devo fare la nuova targa. Nuova targa comprende registrazione, passaggio proprietà e assicurazione, totale 50 euro circa. 50-60 euro fai tutto. Se vuoi, c'è la possibilità di fare la targa personalizzata col tuo nome, come vuoi tu. Boh, però non la faccio perché non me ne frega niente. Anche perché costa di più e bisogna aspettare, c'è da aspettare un po' troppo per averlo. Ciao veleno. E niente, domani vado alla LTO e faccio sta benedetta targa nuova del maggiolino e basta. E siamo a posto. La moto, la targa mi arriverà tra due mesi. Quattro mesi dice. Io non ci sarò più qua. Sarò a Milano, ma chi se ne fotte. Ciao Stefano. Ma chi se ne fotte, me la tiene il concessionario la targa, sono già d'accordo con lui, gli ho detto tienila lì tu, quando torno me la dai e la monto. Boh, tanto non me ne frega un cazzo. Perché qua quando compri la moto, per un anno hai targa, tassa, assicurazione, bollo, messa in strada, cazzi e mazzi, compreso nell'acquisto della moto. Aspetta, vi faccio vedere. Infatti io adesso vado in giro con una targa che non è una targa, praticamente potrei andare a fuoco, e non mi possono prendere i numeri della targa perché non ci sono. Questa è la targa della moto. Praticamente non c'è targa, non c'è, non ci sono numeri, non c'è un cazzo. Posso andare in giro a fare il coglione che nessuno... sì, ma anche da noi è così, sì, col cazzo. Questa è la moto. Il mio Rango 150, che è già bella lurda, è già bella zozza. Adesso domani devo andare al concessionario perché l'ho provata la moto, cioè praticamente questa ha il motore 150 e gli hanno lasciato sotto i rapporti del 125, ma minchia, si impenna, cioè non, è tutta coppia, non ha velocità, il rapporto è troppo corto, troppo, cioè
fai 300 metri, sei già in quinta palla, non va bene, il motore è fuori giri, che grida come un dannato. Ah, capiscono un cazzo qua. Ho già ordinato, adesso c'ho sotto la 38, la corona è una 38, ho ordinato una 34 da provare. Proviamo la 34, se è ancora troppo corta, perché la 34 ho visto che la montano i 125 un po' più sportivi, se è ancora troppo corta ne compro una, ne ordinerò un'altra, che quando torno poi monterò. Per il momento mi interessa allungare un po' i rapporti, perché cioè è tutto un lavoro, bam boom bam, prima, seconda, terza, quarta, quinta, troppo laborioso. Ok, va bene, in salita vado su a 100 all'ora, ma cazzo me ne frega, preferisco perdere un po' in salita, che poi qua in salite capirai, cioè sono mica le Alpi qua, figa. Ah, ci sono le salitone, anche toste che vanno proprio su così, ripide, però preferisco farle piano piano in seconda, piuttosto che farle in quarta col motore in fuorigiri, cioè non ha senso, fanculo. E niente, siamo qua e adesso vi saluto, che vado a farmi una doccia perché sono tutto sudato, puzzoso. Ah, guardate st'erba qua, non so se ve l'ho già fatta vedere, boh, penso di sì, ma ve la faccio vedere un'altra volta. Praticamente sono pieno, qua fuori tutto dal cancello di casa. Dal cancello di casa sono pieno. Guarda questa erba qua, guarda, aspetta. Guarda, attenzione. Ma che roba? Muore. Si chiude tutta, fa. Qua la chiamano la timida. Che in tagalog. Com'è che si dice timida? Timida. Naihia. Si chiama Naihia sta pianta. Vabbè. Comunque niente, adesso riprendo a fare il montaggio video. Prima mi faccio una doccia, poi riprendo a fare il montaggio video. È buono. E intanto sgorgo birra. Bella ragazzi. Vi saluto.